Bene, arrivati al laboratorio, che in questo caso è del nostro centro veterinario, occorre procedere abbastanza rapidamente alle analisi del sangue della bovina a terra in oggetto, vista in azienda, per poter comunicare rapidamente al proprietario lo stato della situazione. Ora vi farò vedere alcune procedure. Si procede innanzitutto all'esame emocromocitometrico di una piccola aliquota di sangue contenuta in K3 di TA, quindi dalla provetta ottenuta in stalla, se ne prende dopo miscelazione una piccola aliquota e si procede con l'analisi tramite la macchina dell'emocromo. Molto importante questa analisi per avere un'idea del grado di disidratazione dell'animale, che comunque può anche essere valutato clinicamente in stalla. Poi si procederanno agli esami biochimico-clinici e alla valutazione della glicemia e del beta-idrossobutirrato, che normalmente è un'analisi che si fa in azienda. La durata dell'analisi è di circa una ventina di minuti e dopodiché si gestirà insieme al proprietario telefonicamente la prognosi inerente al soggetto. La macchina ha una fase di settaggio, di taratura, inerenti appunto alla specie bovina, intanto questa macchina fa le analisi su tutte le varie specie di interesse veterinario. Ok, la macchina è pronta, si inserisce il puntale, si fa prendere una piccola aliquota di sangue e si può procedere con l'analisi. Per quanto riguarda l'analisi biochimica, la provetta di sangue, lito e parina viene messa in una provettina, si prosegue alla centrifugazione del campione.